Ragazzi cari, bentornati su Quei Due su Server Trash con Battlefield 5. Allora, raga, non sono ancora molto pratico con la registrazione di Xbox e ho registrato tutta una parte in mezzo tra il primo gameplay che avete visto e questo. E mi dispiace, ma non so perché non me l'ha registrata. Cioè, veramente, pensavo di aver fatto tutto per benino, però me la sono presa in culo. Quindi ci troviamo qui di colpo, eravamo arrivati a salvare la mamma e invece col cazzo. Quindi vi spiego com'è andata. Allora, siamo arrivati lì alla fabbrica dove tenevano chiusa nostra madre, l'abbiamo salvata, abbiamo trovato la stanza in cui era chiusa e insieme abbiamo portato via dei documenti. Purtroppo durante la fuga la mamma è stata catturata di nuovo, ma ci ha lanciati giù da una scarpata facendoci rompere tutte le ossa, ma salvando i documenti che avevamo rubato nella struttura. Questi documenti non fanno altro che confermare che i tedeschi stanno collezionando acqua pesante per creare delle bombe che useranno poi a fini bellici, ovviamente. E noi dobbiamo fare di tutto perché questa preziosa risorsa non arrivi a destinazione. Ok? Quindi è una missione importante che dobbiamo portare avanti in questo nostro gameplay. E mi dispiace che non abbiate visto la parte di mezzo, perché era molto bella, molto, molto toccante anche. Dicevo nel gameplay, perché mi sono registrato, lo dicevo, credo che sia un'ottima campagna, si discosta tantissimo dalla campagna di un Battlefield 3, Battlefield 4, che le ho trovate veramente deboli, le ho trovate piuttosto una specie di pretesto per mostrare il gioco tecnicamente. Qui c'è poco da mostrare tecnicamente, perché secondo me il gioco non è un passo avanti così, così schiacciante, soprattutto rispetto a Battlefield 1. Io adesso non ce l'ho ben presente, però adesso me lo vado a rigiocare Battlefield 1, vi farò sapere se sono ancora di questo parere. Ok. Allora, qui mi converrebbe forse... Wow! Mi sono ammazzato. Mi converrebbe forse tirar fuori gli sci e sciare su questi vagoni. Potrebbe essere divertente, che dite? Oh sì che è divertente. Però se sbaglio mi trito le ginocchia. Ok. Allora, in realtà gli sci mi permetterebbero di arrivare molto rapidamente in basso. Però se io insisto a sciare qua sopra, arrivando giù posso avere accesso al tetto dell'edificio, perché, diamo un'occhiatina, sì, dovrei riuscire a salire là sopra, c'è anche una scala e da qui avrei una posizione di gran vantaggio. Solo che Maremma Maiala, io non ho un fucile da cecotto. Quindi non so cosa potrei farmene di questa posizione di vantaggio, onestamente. Vabbè, però già per perlustrare un po' la zona, credo che sia importante beccare una posizione sopraelevata. Già solo per questo. Distruggi i camion di acqua pesante. Ci penso io, cara. Innanzitutto da questa posizione. Ecco qui, posso sopraelevare tutto il punto d'osservazione. Ti vedo. Bene, bene, così. Non c'è tantissima gente. Oddio, gente ce n'è. Sono anche molto curioso di sapere come scenderò da qui. Ok.
quel camion è il nostro obiettivo. Ah, quanta gente. Cristina. Ok. Va bene. Allora, io so esattamente cosa devo fare, nel senso che sono davvero tanto in vantaggio a stare qua sopra. No, non voglio equipaggiare gli sci. Però il fatto di avere... Ma io ho raccolto prima un'arma. Scusate ragazzi, sarò stupido io, ma non avevo raccolto un'arma con la quale avrei potuto far saltare tranquillamente un camion. Sì, l'avevo raccolta. Perché non ce l'ho più? Non ha senso. Vabbè, sì, questa ro... Non dico che è proprio un fucile da cecchino come lo volevo io, ma insomma... Già mi darebbe qualche... No. Però mi sa che loro qui non possono arrivare. Mi sa che loro se la prendono in quel posto. Qui potremmo essere davvero molto ben coperti. Bella! Tre colpi, belli puliti. In realtà l'ho ammazzato con due. Il terzo gliel'ho sparato giusto per sicurezza. Gli ho preso l'elmetto, eh. No, sono protettissimo qui. Oh cazzo. Ecco, questa è una puttana. Questa è una puttana. Scusatemi, ragazzi. No, comunque avrei potuto chiudere la partita tranquillamente se mi avesse conservato l'arma pesante che avevo preso prima. Cioè, l'avete visto? Ho preso una specie di lanciarazzi. Oh, adesso o c'ho le visioni. No, tra l'altro ho perso il vantaggio che avevo guadagnato stando là sopra. Però che palle. Vabbè, non posso fare altro che strisciare in mezzo a loro, ma questa cosa mi sta tanto sul cazzo. Di lasto tungt var over lastbilen. Jag måste ju få att ingen lastbil drar härifrån. Ok. Allora, camion di acqua pesante è lì. Diamo un'occhiatina. Lì ci sono delle armi. Ora, io spero che siano armi pesanti, perché sennò sto camion come lo distruggo con lo sputo e le bestemmie? Stanno come altro trenga. Mi servirà più avanti. Lancia le cariche di dinamite. Ok. Ok. Ah, perché... Ok. Quella di prima non era in realtà un'arma. Ok, adesso sì. Ah, ecco. Beh, allora adesso forse vale anche la pena di farsi la strada un po' a rovescio. Sì. Ok. Scusatemi, ragazzi. Ero io che non avevo ben chiaro che tasto premere per prendere l'arma pesante. Pensavo fosse normalmente il triangolo, che è quello per switchare l'arma. In realtà l'arma pesante si prende... Con il destro si prendono bombe, detonazioni varie, bla bla. Col sinistro si prendono le armi come questa. Taravam. Ok, ho fatto saltare il camion. Ma così proprio. Perlustra postazioni nemiche. Uko, due. Ok, ancora due.
C'è un veicolo? Posso prendere quel veicolo? Davvero? Allora, calmi, eh. Madonna, quanta gente, però. Bello! Headshot, ragazzi. Secco proprio. È morto secco. E quello lì? Però gli ho preso l'elmo, eh. Bella così! Madonna, ma che è sto fucile? Ecco, questo potrebbe essere un brutto problema. Però noi abbiamo questo. Direi che a questo punto forse ci conviene tornare un attimino indietro. No, non posso salire qui. Ok. Ok. Credo che gli sci possano essere la salvezza a questo punto, eh. Pure preso. È impossibile con questo fucile fare un'uccisione seria da questa distanza. Però, se raggiungo quel veicolo, mi posso salvare. No, 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 no. Ok, madonna, ragazzi. Se fossi su PC farei molto più lo sborrone e mi nasconderei molto meno, ma... Oh, queste granate adesso! Ok, va bene così. Munizioni, sempre gradite. Allora, io devo prendere quel veicolo, appunto. Devo arrivare su quel veicolo. Cascasse il mondo. Meno male, ma meno male che cosa stava facendo bellamente i cazzi suoi, mi ha fatto scappare. Sono al veicolo, ragazzi. Ok. L'ho messo sotto? Spero di sì. Porca tro... Mannaggia a me quando voglio fare le cazzate. Beh, però... Cioè, l'ho ucciso, no? A 500 metri da questa parte o a 300 da questa. Andiamo da questa parte, va. Ci sono altre due basi nemiche da controllare, quindi let's do it. Non so se mi piace la AI di questo gioco, nel senso che i nemici sembrano sapere dove sei. Cioè, vedono un cadavere e ho come la sensazione che sappiano già dove mi trovo, anche se quel cadavere magari l'ho ucciso a coltellate. Senza suoni, senza spari, senza nulla.
Guarda che bel posticino. Distrugge le informazioni della polizia di Stato. Ok, sfrutta le posizioni elevate. Sì, era quello che volevo fare. Quanto cazzo aumenta la sensibilità quando zoomi, oh, porco due. Un allarme. Un allarme, eh? Ma va bene. Ah, veicoli, veicoli. Mi piace quanto siano esplorabili le mappe per quel che riguarda gli edifici, eh. Mamma mia. Cioè, che poi magari non serve a un cazzo questo edificio, però chiariamoci. Entrare qui in combattimento ti dà un vantaggio tattico non indifferente. Quindi, cioè anche questa zona, che potrebbe sembrare una zona inutile, soltanto scenografica, in realtà come zona in cui effettuare una ritirata è il top. E ai margini dell'azione, vedete, cioè tutte le porte possono essere aperte, ti puoi infilare dappertutto. Grande. Ma anche per avanzare in maniera più sicura, no? Avanzi al coperto così. Ok. Documenten har nämnt något under backen. Ok. La cosa dell'allarme, tanto Far Cry, tanto, però è bella. Ma vi pare normale che un soldato faccia un salto del genere quando lo ammazzi? A volte ho dei problemi a immedesimarmi, se tu mi mostri un gioco così. Ok. Il nostro obiettivo è là dietro, noi abbiamo ancora dinamite, vi ricordo, importantissima questa cosa. Cazzo, un camion. Vedete, tu pensi di sapere dove sono i nemici, ma poi in realtà col piffero sai dove sono, perché wow, ok, dovevo andare qui. Sì, ma bella, bella così. Pensavo fosse al di là di questo edificio, invece era proprio questo edificio. Prossimo obiettivo da questa parte, 600 metri. Mi stanno sparando addosso? Davvero? Madonna che figo, ragazzi. Lago ghiacciato. Ok, penso sia quello il nostro prossimo. Sì! Vabbè, sul ghiaccio andiamo, che è una bellezza. Ho preso un fucile da cecchino, ho la mia dinamite, dovrei riuscire a fare gran belle cose adesso. Che figata, ragazzi. No, mi piace veramente tanto, mi dispiace da morire che non vi ho fatto vedere la parte centrale di questa missione, però è veramente strutturata bene. È strutturata molto bene perché è ampio il discorso tattico, molto molto ampio. Tanta roba. Non so in quanti modi diversi avrei potuto affrontare questa missione, ma credo tantissimi, perché io adesso me la sono giocata veramente silenziosamente a sto giro. Addirittura abbiamo due punti da distruggere. Ok. Credo non convenga mai essere troppo brutali in questo gioco, nel senso che
perlomeno in questa parte della campagna in cui siamo soli, magari nelle altre siamo accompagnati da altri soldati, insomma, sarà un attimino più sbruffoncello il modo di combattere, ma qui bello silenziotto. Devo trovare un ingresso. Qui sembra essere tutto quanto. Oh, 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 oh. Beh, noi abbiamo il nostro fucile da cecchino. Possiamo permetterci di fare cose turche. Ok, allora, se uno dei due obiettivi è all'aperto, dovremmo riuscire a vederlo già da qui. Ok, ecco la nave. Minchia quanta gente che c'è su sto ponte. Ciao. Oh, vabbè, qui non ho molte chance se non quella di trovare un lanciarazzi e attaccare da qui. Madonna quanta gente. C'è pure qualcuno là dentro. Vabbè, ci siamo fatti un'idea, se non altro. Andiamo da qui. Spero con tutto me stesso che non ci siano guardie da questo lato, perché se mi ci hanno messo una scala. Poi sono circondato da guardie e sono stati proprio stronzi. Bello. Non so che razza di arma sia, però è bella. Allora, la barca è estremamente aperta, nel senso che bisogna rischiare tanto per andare a distruggere l'obiettivo. Tra l'altro io non so usare la cazzo di dinamite, non l'ho mai usata. E non sarebbe male. Mi è rimasto un colpo di questa roba. E non è da sprecare. Assolutamente non è da sprecare. Ecco due, porco. Ok. Quanto è Far Cry sto gioco? Veramente mi sembra di giocare a un Far Cry. Non scherzo, eh. Mi sembra proprio di giocare a Far Cry. Non è un'offesa, ragazzi. Sapete quanto mi piace Far Cry. Però effettivamente questa meccanica del coltello, lancio del coltello, sto incremento dello stealth. Allarmi da disattivare. Io avrei voluto farla più pulita, vi giuro, ma non mi è uscito. Porco due. Madonna, ragazzi, che tiro ho fatto. Credo di potermi togliere dalle palle a questo punto. Ok, tutti sono attirati dall'esplosione.
noi possiamo indisturbati fare il giro. Adesso quella cazzo di nave. Mi muovo da qui. Perché sul ponte c'era troppa gente lì. Invece se io agisco dall'esterno, esatto, lì c'è gente che mi vede, mannaggia al cazzo, mannaggia. Ed è più di qualcuno, purtroppo. L'obiettivo è lì, in quella specie di... Ok, ti attirerò lì. Ok. Te mi ti sono tolto dal cazzo. Mi restano 3 coltelli. Mi sa che mi conviene recuperarli, perché ci sto andando avanti con questi coltelli. Sto a fare tutto con questi. Ok. E adesso... Ma in realtà il lanciarazzi ci serve a ben poco, perché noi abbiamo questo. Allontaniamoci un pochino, giusto per essere al sicuro quando questi inizieranno a far fuoco. E ciao signori. Fatto? Sì, ok. Perlustra il punto di incontro degli invasori. A che parte è? Ok. Da Marian, siamo con me nel bunker. Veloci, da questa parte. Sono riuscito a farle bene queste missioni, non mi dispiace, è veramente bello. Ma non sembra neanche un gameplay di trash, perché me la sto prendendo con calma, sì, non taglieremo un cazzo e va bene. Ma sto giocando bene, è una cosa che avviene raramente. Mentre nel primo gameplay ho fatto un po' il coglione. Ma perché, vabbè, dovevo capirla un po' sta missione, dovevo capire il discorso degli allarmi, insomma, non pensavo fosse così Far Cry. Sto giocando bene perché sostanzialmente sto giocando a Far Cry. Da solo, anche se stessi giocando a Far Cry con Redez, sarebbe già partita la carneficina, chiaro. Non è facilissimo fare cose stealth in due. Infiltrati nel bunker, va bene. Naturalmente da lì qualche furbacchione c'è, infatti. Porca di una gran troia. Io ho ammazzato questo, ma mi rendo conto che probabilmente non è stata la cosa più prudente del mondo. Lo chiama il compagno che è morto. Che cazzo succede? Meno male che quello si è messo a correre senza motivo. Medico.
stava provando, e ci stava provando lo stronzo. Giustamente lì c'è. Aspetta, questi non devo fargli dare l'allarme. Che schifo di... Credo di essere riuscito a limitare un po' i danni. Comunque sto fucile qui veramente mi ci trovo come il cazzo. Non so perché, ma sono io che col gamepad proprio non ce la faccio, ma anche a voler. Madonna mia, madonna quanto sono scarso a mirare con questo cazzo di che... la miseria. Wow. Buono. Ok. Devo raccogliere colpi perché sono completamente... Fatto? Ok, infiltrazione riuscita, perlomeno. Sono riuscito ad arrivare al bunker, adesso vediamo se riesco a sopravvivere al bunker. No, allora la campagna credo sia veramente lunghetta, perché insomma... L'acqua pesante è diretta in Germania. Ma io non ve la faccio mandare. Ma neanche morto. Ci distruggerà tutti quanti. Ecco qua. È la seconda volta che mi trovo vicino a mia mamma. Ogni volta ammazzo tipo 6.000 tedeschi per arrivare da lei, però tutte le volte il tenente non ammazza nostra madre. Ah, un inseguimento, ma che bello, dai. Inseguiamo. Ok, spara con l'arma. LB spara con l'arma, ma quale arma esattamente? Io non ho ben capito, ragazzi, sono stupido io forse, ma non ho ben capito. LB spara con l'arma ed è una menzogna, non è vero, non mi faceva sparare. LB spara con l'arma. Invece non è vero. Ho il clacson con LB. Vabbè, devo semplicemente evitare sti cosi. Vaffanculo. Visuale inseguimento significa andare o in terza persona o in prima persona. Ok. Da fine adesso ho giocato bene, ho fatto tutta una cosa fatta bene. Adesso devo fare figure di merda perché giustamente devo
kan ikke la dem slippe unna. Ah, tra l'altro finché non te lo... No, vabbè, è orribile sta visuale. Oddio, però forse... No, vabbè, meglio questa. Ho più il polso della situazione così. Ah, oh, ah! Senti come fa. Distruggi il camion di acqua pesante. Quanto cazzo ci mettono a morire? Non è normale, non è affatto normale. Oh, ma che è? Ma non è possibile! Ragazzi, ma non dico che devono morire con un colpo solo, perché vabbè, chiaramente anch'io dovrei morire con un colpo solo e la cosa non avviene per motivi di bilanciamento, tutto quello che vi va, però porco il demonio, nemmeno uno ti deve fare 16 headshot per buttarti giù, cioè non ha senso. Chiamate aiuto, ma va. Chiamate aiuto che arriverà sicuramente qualcuno a darvi una mano. Sono qui. Fai così, guarda, fai così. Bene. Raccolgo quello che posso raccogliere, ragazzi. Allora, devo distruggere sti due camion. Il che non è un problema, vi giuro che non è un problema, perché con la dinamite qui si fa presto. Sapete dove gliela metto la dinamite? La facciamo un po' più scenografica, gliela metto proprio sotto. E... Oh cazzo! Ma che è? Uè, 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 Ma che figo! Comunque gli ho sfasciato un sacco di camion con dentro l'acqua pesante, quindi... La mamma! Halt! Kein Schritt weiter! No, che palle! Ci hanno beccati, ragazzi, ci hanno beccati male. Warnung! A questo punto è chiaro come finirà. Mi dispiace, ma finirà così. E che sono stolto lei, su lei. Voi!
Porca miseria. Ma lei non è in pezzi? Saranno contenti i pesci di avere quella roba lì in fondo all'acqua. Innumerevoli atti di eroismo e sacrificio non furono mai documentati. Resistere significava combattere una guerra di piccole azioni e fughe rocambolesche con le vite dei propri familiari sempre in pericolo. Molti norvegesi persero la vita combattendo per la resistenza. Molto bella. Molto bello il fatto che ci siano delle piccole campagne e non una grande campagna. Il fatto che non sia stupidamente alternata questa cosa, come ho visto diverse volte fare in COD. Ottimo. Ok, ragazzi, io direi che posso promuovere in maniera abbastanza sicura questa tipologia di campagne. Adesso non so le altre campagne come saranno, non so neanche se le porterò sul canale, però posso dirvi che sono veramente stupito dalla qualità della campagna. Non so, ripeto, le altre magari fanno cagare, ho preso la più bella, boh, non lo so, però una campagna strutturata così, con delle piccole storie, con dei cenni storici a corredo, secondo me è la via giusta. Brava DICE! Brava, brava DICE!